Direttore Antonicelli, oggi in occasione di questa conferenza stampa su progetto sperimentale sulla differenziata a Foggia, lei ha definito questo progetto un nuovo corso per la città di Foggia in materia di raccolta rifiuti. Di che cosa parla questo nuovo corso? Dobbiamo provare ad aggredire la miniera urbana dei rifiuti indifferenziati e a tirare via tutto quello che è possibile differenziare, le frazioni secche, la frazione organica, i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli ingombranti, insomma tutto quello che è possibile avviare a nuova vita in un'ottica di economia circolare. Abbiamo deciso di partire dalla frazione organica perché quella più importante, più pesante, più presente nei nostri rifiuti, circa il 50% è rifiuto organico, e quindi abbiamo deciso di partire da lunedì con la raccolta dell'organico in un quartiere collocato a sud di Foggia, un quartiere di 30.000 abitanti e 12.000 utenze. È un primo passo che facciamo e naturalmente sta dentro un'ottica di sviluppo della raccolta differenziata in questa città. Sì, oggi possiamo dire che inizia per noi e per la città di Foggia un nuovo corso. Avete chiesto chiaramente, ovviamente, la sensibilizzazione e la collaborazione dei cittadini, per cui è stata messa a disposizione appunto una campagna di comunicazione presentata oggi, anche un'app a supporto, diciamo, del corretto conferimento. Sì, innanzitutto mi preme dire ci siamo messi a disposizione dei cittadini, e questo è il cambio di paradigma che abbiamo chiesto a tutti i nostri dipendenti e sul quale stiamo lavorando. Noi svolgiamo un servizio pubblico essenziale, siamo l'interfaccia con gli utenti, abbiamo il dovere di svolgere il servizio nel modo più efficiente e più rigoroso possibile. E poi abbiamo chiesto sì la collaborazione dei cittadini, perché i gesti quotidiani, il separare i rifiuti in casa, sicuramente è il primo passo verso la differenziazione e il riciclo. Sulla gestione dei rifiuti nessuno può vincere o perdere la partita da solo. Si tratta di un settore in cui è necessario che la pluralità dei soggetti coinvolti facciano la propria parte: l'azienda, i cittadini, le istituzioni. E da questo punto di vista noi crediamo fermamente in questo principio e chiediamo ai cittadini un po' di pazienza in più a differenziare i propri rifiuti nelle abitazioni per restituire una migliore qualità della vita. Infine, c'è un obiettivo tassativo da raggiungere di qui ai prossimi 3 anni sulla raccolta differenziata anche su Foggia? Assolutamente sì, noi dobbiamo raggiungere il livello di raccolta differenziata previsto per legge, che è il 65%, lo faremo attivando le raccolte differenziate di tutte le frazioni, attuando il piano industriale previsto e naturalmente correndo. Abbiamo del terreno da recuperare, non possiamo mettere la sabbia sotto il tappeto, quindi dobbiamo essere onesti. Partiamo da una situazione di criticità, ma siamo estremamente determinati a cambiare le cose e a raggiungere gli obiettivi di legge.